Salve a tutti, friends, al vostro Super Corist Gamer! Guardate che roba, ragazzi. Oggi proviamo un mito assoluto della storia del rally. Peugeot 205, Turbo 16, Gruppo B. Vettura pazzesca, ragazzi, vettura che all'epoca sprigionava al massimo della sua potenza scarsi 700 cavalli. Quest'auto ha vinto due mondiali rally consecutivi, 85-86, nei costruttori e anche nei piloti, con Timo Salonen nell'85 e Juha Kankkunen nell'86. Nell'86 la Lancia con la S4 insidiò la Peugeot. Effettivamente la Lancia avrebbe vinto entrambi i mondiali se non ci fosse stata la buffonata di Sanremo, perché le Peugeot prima vennero escluse a Sanremo per aver montato delle minigonne che erano illegali, poi vennero riammesse e a fine mondiale, dopo parecchi giorni in cui era stato assegnato il titolo alla Lancia e a Mark Wallen, venne revocato tutto, il mondiale lo vinse Juha Kankkunen e lo vinse quest'auto. Però rimane sempre una macchina epica, tantissimi cavalli, ragazzi. Il gruppo B è stato il momento più spettacolare della storia dei rally, quando correvano queste auto, questa, la S4, l'Audi 4. Era un periodo bellissimo perché c'era una marea di gente a guardare le gare, perché queste erano veramente delle proprie vere Formula 1 stradali. Il problema è che iniziarono ad esserci incidenti, purtroppo morti, sia tra i piloti, perché erano vetture comunque zero sicure, pesavano pochissimo, erano fatte in vetro resina, pensate un po' voi, sia anche tra le persone del pubblico, perché la gente era veramente enorme, la quantità di gente assiepata nelle prove speciali, e bastava un piccolo errore, come purtroppo accadde nell'86 per Santos con la Ford in Portogallo, e uccise diverse persone in un'uscita di pista. Però rimane una storia bellissima quella del gruppo B. Macchine fantastiche, ragazzi. Questa è la Evoluzione 2 della Peugeot. C'era anche quella là che c'è anche in questo gioco, l'Evo 1 dell'84, che non vinse, che non aveva tutti questi alettoni così belli, ma già era una grande auto. Questa l'ha andata a potenziare e a renderla ancora più bestiale. Erano vetture bestiali che ancora ad oggi, ragazzi, se le vedete correre nei vari rally, diciamo storici, vi fanno creare enormi emozioni, perché hanno potenze assurde e rumori incredibili. Allora, raga, prima di partire, come al solito vi dico, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris offerte Amazon, dove tutti i giorni metto le migliori offerte di Amazon, c'è anche WRC10, sono i giochi, i telefoni, i volanti, c'è di tutto, c'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram, per le news in anteprime, sondaggi ghiotti, c'è Fruit Lab e c'è Twitch. Partiamo, friends! 3, 2, 1, partenza! 50, destra 3, corta, chiude, in destra 4, apre, in destra 4, corta, e sinistra 4, chiude, in destra 4, chiude, e sinistra 4, e destra 4, corta, in destra 4, corta, in sinistra 1, e destra 3, non tagliare, in sinistra 3, corta, in destra 3, media, in destra 4 corta, in sinistra 5 corta, in destra 5 corta, tieni, sinistra 5 corta, in destra 5, tieni, sinistra 6, apre, in sinistra 4 corta, in destra 2 media, e destra 2 corta, e sinistra 1 media, in destra 3 apre, e destra 3 corta, in destra 3 corta, sinistra 4 taglia poco, in destra 3 stringi, attenzione, sinistra 2 incrocio, taglia 150, destra 4 corta, in sinistra 5 corta, sinistra 5, in destra 5 stringe, su cima 20, sinistra 4 chiude, in destra 3 corta, destra 3 corta, e destra 3 corta, taglia poco, in sinistra 3 corta, 30, secca sinistra, chiude, in sinistra piena, in destra 3, in secca sinistra, albero interno, non tagliare, 50, sinistra 4, taglia poco, in destra 3, chiude, e sinistra 4, taglia poco,
E destra 3, in sinistra 4, apre. In sinistra 4, tieni, destra 4. E sinistra 3, in destra 3. In sinistra 3, taglia poco, e destra 4. E sinistra 3, chiude, in destra 4, media. E attenzione, sinistra 3, frena, in secca destra. E sinistra 3, corta, in destra 4, lunga, chiude. In sinistra 2, e destra 4, corta, in sinistra 3. In destra 2, media, e sinistra 3, chiude. In destra 3, chiude. Sinistra 2, in destra 2. E sinistra 2, apre, in sinistra 1, corta. Destra 1, apre, media. In sinistra 4, e destra 3, corta, in sinistra 1, media. Destra 2, media, in sinistra 1, corta. E destra 3, apre. In destra 4, su, cima, discesa, in destra 2, lunga, chiude. In sinistra 3, apre, in sinistra 3, chiude. In destra 2, stringi, e sinistra 2, corta. In destra 2, tieni, sinistra 2, corta, stringi, taglia poco, e arrivo. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Allora, prova speciale, ho scelto la Spagna, l'asfalto, perché secondo me su asfalto queste vetture dove danno il meglio. Forse è un po' impervia questa prova nella parte stretta, dove avete visto ho fatto varie toccate, perché comunque la macchina è grossa, è larga e la strada là è minuscola. Ma soprattutto perché questa macchina appena tocchi l'acceleratore schizza. Non so se avete visto quante volte hanno iniziato a sgommare le ruote, perché una vettura veramente violenta nell'accelerazione è difficile da gestire. Quindi è difficile che la tenete in settori molto lenti. Poi chiaramente questa l'ho fatta una volta sola, sta prova speciale, se la rifaccio 10 volte ne esce una molto più veloce e più bella da vedere. Però raga, l'obiettivo è testare l'auto, parlare della propria storia di questa vettura e divertirci insieme. Vi dico, auto che anche nel gioco ho riprodotto in maniera brutale, più guidabile rispetto a un Dirt Rally 2.0, dove davvero queste vetture sono quasi inguidabili. E io mi trovo meglio col modello di guida di WRC10, vi dico la verità, rispetto a quello di Dirt, perché mi va un po' meglio. Un po' meno simulativo, un po' più facile da gestire. Però c'è da dire che WRC, appunto, è meno simulativo. Dirt, se ve lo mettete alla mano, vi dà più soddisfazioni. Comunque, macchina eccezionale, dalla tenuta di strada clamorosa, nonostante l'età, le gomme, i cerchi piccoli, i freni di quasi 40 anni fa. Una macchina mostruosa, bellissima da guidare, divertentissima, e ve la consiglio ragazzi. Non oso immaginare, se andate a vedere i camera car dell'epoca rimarrete scioccati di quanti piloti fossero folli a guidare queste auto, perché queste erano vetture che non ti davano la possibilità di capire nulla di quello che accadeva, dovevi essere solo pazzo. Infatti, come ha dichiarato anche Mickey Biasion, non erano manco divertenti da guidare, perché erano vetture molto instabili, inguidabili, troppo potenti, e alle volte il cervello umano non ce la faceva andare dietro a quello che era l'auto in strada, in pista. Quindi fatemi sapere che ne pensate. Auto spettacolare, ve la consiglio. Ci vediamo nei prossimi video. Il vostro Supercore. Ciao, aglio.